Incontro dell'ASSI, assemblea dei sindaci del servizio idrico integrato a Teramo, convocato dal presidente della provincia di Bonaventura, con all'ordine del giorno le determinazioni in merito alla gestione del servizio idrico integrato nel lato teramano, così come chiesto dall'ERSI ente regionale per il servizio idrico. L'obiettivo dell'incontro è stato quello di avviare un confronto sul percorso per il nuovo affidamento del servizio nelle forme di legge, visto che l'affidamento in-house della Ruzzo Reti scade il 25 giugno 2023 e il percorso dell'individuazione del nuovo gestore deve essere avviato 18 mesi prima. Oggi noi dobbiamo dire, io sono presidente e sindaco di Notaresco, presidente di questa provincia, e oggi è un passaggio importante. Oggi noi dobbiamo riaffermare, e io lo dico con un ordine del giorno che porterò proprio in questa assise, che l'acqua alla scadenza, le concessioni devono rimanere all'unica società pubblica che è la Ruzzo Reti. Poi altro è i vari contenziosi che ci sono tra ERSI e Ruzzo. Dobbiamo essere bravi a non farci portare nei giochetti che qualcuno sta mettendo in atto per dividere la nostra comunità. Adesso ci sono io, in questo sono bravo ad unire e oggi io chiedo e sono convinto che i sindaci all'unanimità daranno questo indirizzo all'ERSI di ridare le concessioni alla società pubblica che è la Ruzzo. Stiamo andando in quella fase di ristrutturazione, ci vuole tempo, ma questa non può essere una scusa per portare l'acqua da altre parti, perché la provincia di Teramo ha le sorgenti, la provincia ha l'acqua e in quest'estate la nostra provincia ha aiutato anche le altre province. Ricordate il caso di alcuni comuni limitrofi che non avevano l'acqua? Ecco, con i potabilizzatori abbiamo sostenuto anche la carenza idrica in altri territori. Noi chiediamo, come difensori veri del Ruzzo, che non basta dire voglio difendere il Ruzzo, poi lo devi dimostrare con gli atti, con una gestione oculata, con una gestione appunto trasparente, chiara, di risparmio per i cittadini, che non si scarichi poi sulla bolletta, eliminando i costi della politica che gravano sulla società e sulla tariffa. Questo lo abbiamo dimostrato e abbiamo chiesto sempre un piano di risanamento. Io direi finalmente viene convocata l'ASSI, quindi ascolteremo il presidente che insomma, dopo diversi mesi ha deciso di convocare l'ASSI perché richiesto proprio dall'ERSI perché c'è una scadenza. Ecco, oggi ascolteremo quelli che sono gli aspetti critici, attendiamo anche la risposta che la Ruzzo Reti deve dare all'ERSI in merito alla diffida che è stata formulata sulla base di una serie di richieste in relazione alla gestione appunto dei costi che dicevo prima, con serenità, con l'obiettivo di correggere la gestione, l'ultima soprattutto della Ruzzo Reti, e riportarla in un alveo che ci consentirà appunto di procedere poi all'affidamento in house.